Un omaggio dei bambini della classe 4A del plesso Maria Immacolata allo scrittore Luis Sepúlveda per gli insegnamenti che ha trasmesso con i suoi racconti, in particolare con la storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. Zorba è riuscito a mantenere le promesse fatte alla povera Kenga e questo gli fa molto onore. Per fortunata, Zorba è come se fosse suo papà, anche se sono di due razze completamente diverse. Questa storia mi è piaciuta molto perché mi ha insegnato che si può essere amici anche se si è diversi. Io ho rappresentato la scena in cui la gabbianella rimane bloccata nel petrolio in mezzo al mare e secondo me se ci fosse stato il gatto l'avrebbe salvata. Bisogna credere in se stessi, non si deve mai rinunciare a raggiungere i propri obiettivi, anche se sembra tutto difficile o impossibile. Libro mi è piaciuto perché ci insegna a rispettare la natura ed amare chi è uguale a noi, ma anche chi è diverso. È molto facile accettare e amare chi è uguale a noi, ma con qualcuno che è diverso è molto difficile, ma ci si può riuscire. È bello vedere che fra due animali così diversi fra di loro possa nascere un sentimento di amicizia, solidarietà e amore che va oltre la vita. Questo libro era molto interessante perché mi ha fatto capire l'amicizia. Volare mi fa paura, stridette Fortunata alzandosi. Quando succederà, io sarò accanto a te, miagolò Zorba leccandole la testa. Insegna molte cose, ad esempio che se non sei come gli altri non devi avere paura di essere diverso. Questo libro mi è piaciuto tantissimo e insegna tantissime cose. Per esempio che non tutto è impossibile. Basta che per ottenere un risultato ci provi tante volte, finché ci riesci, senza arrenderti mai. La gabbianella e il gatto hanno imparato ad essere amici pur essendo diversi. Questo insegna che mentre è facile amare quelli uguali a noi, è difficile amare quelli diversi, ma è possibile. Grazie alla promessa di Zorba, la gabbianella riuscì a volare. Mi è piaciuta la parte della storia in cui, dopo che è nata la gabbianella, Zorba si è messo ad acchiappare i piccoli insetti per sfamarla. Mi è piaciuta tanto la scena in cui Fortunata impara a volare, perché Zorba, essendo un gatto, le ha insegnato a volare comunque, perché le vuole bene. La storia è molto particolare perché si possono trarre molti insegnamenti, per esempio che l'ambiente deve essere rispettato e che con l'amicizia si possono superare diversità e difficoltà. Quello che mi è piaciuto di più della storia è quando il gatto rosso ha fatto pace con la gabbianella perché non sopporta i litigi. Mi è piaciuto sia il libro che il film, ma il mio preferito è il libro per due motivi. Uno, che è la storia originale, e due, perché mentre la leggo posso immaginare tutto. Luca Manili, 4A, dalla scuola Maria Immacolata.
questo bellissimo libro ha tanto da insegnarci sull'amicizia e l'uguaglianza tra le diverse specie e sul rispetto verso la natura e sul coraggio di affrontare le proprie paure. Ho scelto l'immagine dove Zorba cova l'uovo della gabbiana perché secondo me è una delle scene più significative. Insegna a mantenere le promesse e ad aver cura di qualcosa o di qualcuno. Ruben Solinas, classe 4A. Secondo me, la gabbianella e il gatto ci insegna ad amare e a occuparci anche di chi è diverso da noi. Zorba dice una cosa molto importante alla gabbianella che sta per volare. Vola solo chi osa farlo. Significa che non dobbiamo mai arrenderci, anche quando le cose ci sembrano impossibili.